VIX, il VIX. questa è la dimostrazione che siamo su un mondo irreale. Vedete a sinistra? A sinistra è il VIX da fine gennaio, scusate, fine dicembre fino al rialzo del 20 febbraio. VIX è intorno al 13-15%. Questo è un VIX di un mercato che sale, 13-15%. Poi ovviamente il VIX sale perché c'è il forte crollo dell'S&P 500, poi giustamente l'S&P 500 recupera e il VIX incomincia a scendere. Ma vedete che fa fatica andare sotto 30. Settimana scorsa c'è stata una piccola correzione. Cosa fa il VIX? Da 26 schizza a 43. Vedete che fa fatica a scendere ancora sopra 30? Ecco, noi siamo su un rialzo mostruoso e il VIX fa fatica a scendere sotto 30. C'è una paura enorme di una improvvisa correzione che non viene, non viene, prezz viene prezzata dalle opzioni. Le opzioni prezzano ancora forti timori che in qualsiasi momento ci si potrebbe svegliare dal sogno. Io non credo che ci si sveglierà dal sogno, ma certamente una correzione che non te la telefonano prima, non ti dicono guarda che domani Certo, faccio meno 5, certo. è prezzata nel prezzo delle opzioni, ma non è prezzata da oggi, è prezzata da 2 mesi questa cosa. Prima o poi accadrà. Io che sono opzionista, per il momento sto perdendo soldi, però prima o poi penso di portare a casa qualcosa.